porno star o spia? Donna fatale o donna dai facili costumi? Chi era Moana Pozzi? Moana è stata un'icona negli anni 90, fino a metà degli anni 90, fino a quando è morta nel 1994, era al centro dell'attenzione, nonostante il ramo perché l'aveva resa famosa, lei veniva chiamata nei salotti, nelle feste che contavano, delle case altolocate, doveva essere presente Moana Pozzi o doveva essere presente una pornostar, un'icona che ha attraversato una buona parte degli anni 90 con i suoi misteri, con i suoi strani sorrisi e con i suoi mille segreti che si è portata con sé nella tomba, come si dice. Due morti, due misteri irrisolti, due giovani persone che sono state rapite alle loro vite e non si sa ancora perché. Ilaria Alpi, una giornalista coraggiosa, mentre faceva il suo dovere in Somalia, fu uccisa insieme al suo operatore, Miran Hrovatin. Traffici di organi, traffici di rifiuti tossici, stupri, torture, ricatti, omicidi, tutto questo sullo sfondo della morte di Ilaria nel 1994. Ilaria Alpi è stata uccisa nel 1994, nel mese di marzo del 1994 a Mogadiscio, mentre si trovava col suo operatore Miran Hrovatin, suo operatore della RAI, lavoravano tutti e due per RAI 3, a bordo di un fuoristrada. Si è parlato di una mitragliata sparata da lontano, di colpi sparati per caso, no, la perizia attesta che Ilaria Alpi fu uccisa con un colpo alla testa sparato da questa distanza, quindi con ogni probabilità da qualcuno che era con lei sulla Jeep. Giulio Regeni invece è morto nel 2016. Anche lui ancora non ha il nome dei colpevoli. I suoi genitori lo chiedono, ma il sottoscritto qualche cosa raccontò nel suo blog. Per esempio, che Giulio Regeni era al Cairo per partecipare a una importante operazione di intelligence, in quanto lui era in forza come analista ai nostri servizi segreti. Fuochi d'artificio, sesso, droga e rock and roll, storie di corna all'italiana. Parliamo di personaggi famosi, di signore importanti, di uomini dello show business, dello sport, della finanza, della politica, ma anche di ordinary people, perché l'italiano ha una caratteristica che lo rende simpatico anche nelle storie fedigrafe, la creatività con cui riesce a inventarsi qualsiasi situazione, qualsiasi clamorosa bugia per coprire un tradimento da lenzuola. È un paradigma del nostro paese e magari anche questo susciterà in voi qualche curiosità. Chiedetemi.